Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è domenica, fuori sta diluviando e quindi è una giornata perfetta per rimanere in casa e fare due chiacchiere con voi. Ho anche acceso le mie candele preferite per creare l'atmosfera giusta e siccome le cose di cui vi voglio parlare sono un po' a rischio di farmi passare per quella che vuole fare la professorina, allora ho deciso di impegnarmi con i trucchi e quindi prepararmi insieme a voi per la giornata e in questo modo cercare di parlarvi nel modo più sincero possibile. Il motivo principale per cui ho deciso di fare questo video è perché si sta avvicinando l'estate e anche se voi mi direte: ma non è ancora finito febbraio, qual estate? L'estate è ancora lontana. In realtà, per arrivare preparati all'estate bisogna muoversi in anticipo e quindi per evitare poi di ricorrere a rimedi last minute quasi assurdi a maggio, bisogna fare qualcosa già da febbraio per arrivare in uno stato in cui non abbiamo paura di metterci il costume o andare in spiaggia con serenità. Non che si debba avere questo tipo di ansia da spiaggia, ma siccome è un argomento molto molto quotato e quindi già da aprile, se non prima, verremo bombardati da questo concetto di beach body e prova costume, ho deciso di fare un video un pochino diverso da quelli che magari potete trovare online per stimolarvi a fare qualcosa, ma non soltanto per farvi trovare pronti quest'estate, ma proprio per cambiare il modo in cui vedete il vostro corpo e il modo in cui cercate i rimedi e quindi non quelli di raggiungere soltanto lo stato fisico desiderato, ma anche quello di raggiungere prima di tutto la pace con noi stessi e prenderci cura prima di tutto della salute che di tutto il resto. Perché poi mi sono resa conto nel tempo che i rimedi last minute non funzionano se non per qualche giorno o settimana e quindi per avere una trasformazione che duri nel tempo c'è bisogno in realtà di tempo. E qui sono un po' ridondante, però è così. E poi mi sono anche resa conto che concentrandoci sulla salute e sullo stare bene prima di tutto, poi porta anche a dei benefici estetici e quindi il tutto diventa anche meno stressante e il percorso diventa un po' l'obiettivo di stare bene e non di preoccuparsi di come siamo soltanto fisicamente. Il secondo motivo di questo video è un pochino più personale perché di recente ho avuto una bella wake up call che mi ha fatto un po' riflettere sulle mie scelte e anche se in questo momento non ve ne voglio parlare più nello specifico di che cosa mi ha fatto svegliare, perché è una cosa che sto cercando ancora di digerire io stessa e di capire come gestirla e quindi magari ve ne parlerò in un secondo video, ma ho pensato che comunque questo stimolo che ha dato a me questa situazione in cui mi trovo potesse essere utile per stimolare anche qualcuno di voi a prendere in mano la propria vita, le proprie scelte e darsi da fare per la propria salute. Ora, il fatto è che chi mi conosce, se mi sente dire queste cose, mi dirà: ma proprio tu devi fare qualcosa per essere più sana e più attiva e più attenta a quello che fai, perché comunque agli occhi di chi mi vede quotidianamente, io sono una persona abbastanza fitta, abbastanza fissata sull'alimentazione, sul mangiare sano, su avere una routine sana e quindi potrebbe sembrare una scelta un po' esagerata di concentrarmi ancora di più sulle mie scelte, ma voglio proporvi che in realtà qualsiasi sia il punto di partenza, si
si può fare sempre qualcosa per migliorarlo e quindi sempre sullo stesso concetto di cui vi parlavo nel video di inizio anno, quello di fare l'1% in più ogni giorno per migliorarci, lo voglio applicare anche nell'ambito della mia salute e quindi mi sono fermata un po' per analizzare che cosa potrei migliorare, dove sto facendo qualcosa di magari non troppo giusto e dove potrei essere un pochino migliore. Il primo punto di questi è il sonno e qui sono certa che moltissimi di noi non stiamo dormendo abbastanza e non stiamo avendo una sana routine del sonno e quindi per iniziare a partire da domani voglio cercare. No, non dirò voglio cercare. A partire da domani dormirò almeno 7 ore e mezza a notte. Lo so che non sarà sempre possibile, ci sarà sempre quell'imprevisto che non mi permetterà di farlo, però mi impegnerò per farlo nella maggior parte dei casi e quindi il più possibile di rispettare queste ore di sonno che devono essere un minimo di 7 ore e mezza. E quindi per arrivare poi a dormirne 8, perché mi sono resa conto che comunque con 8 ore di sonno mi sveglio anche naturalmente senza sentirmi stanca e quindi questo è il mio obiettivo principale perché comunque il sonno influisce molto sulla nostra salute e sullo sistema immunitario in generale e quindi voglio partire da questo, voglio prendermi cura del mio corpo, dandogli la possibilità di recuperare tutte le forze che ha sprecato durante il giorno, di rigenerarsi e di ricaricarsi per rendere al meglio il giorno successivo. Poi la seconda cosa che voglio migliorare e qui è l'alimentazione. Ora io, come dicevo, sono abbastanza brava in questo, però ho anch'io alcuni vizi che dovrei eliminare. Il primo tra questi che ho già cercato di eliminare durante tutta questa settimana è lo zucchero, perché io non aggiungo di solito in nessun tipo di alimento se non nel porridge che mangio a colazione. E anche se uso lo zucchero di cocco, è comunque zucchero. E rimane zucchero e niente lo farà diventare una cosa sana e quindi ho rinunciato allo zucchero nel porridge cercando di gustarmi il più possibile il porridge quindi mangiandolo un pochino più lentamente per cercare di capire bene i sapori e non cercare quel tocco in più di zucchero che in realtà serve quando mangi troppo di fretta perché al primo boccone deve essere già una cosa wow. Invece, se non lo aggiungi, magari all'inizio la cosa ti sembra un pochino più insipida, però se ti concentri, se mangi piano piano e poi io aggiungo comunque la mela che è dolce, cerco di concentrarmi su quel dolce, sul dolce naturale e in realtà non mi sono trovata malissimo e quindi non è stato poi così difficile rinunciare a quella piccola quantità di zucchero che aggiungevo nel porridge la mattina. Poi un'altra cattiva abitudine che avevo era quella di mangiarmi il biscottino insieme al cappuccino a metà mattinata e sto cercando di eliminare completamente questa abitudine perché non fa bene. Potrebbe essere quella piccola coccola in più da mangiare ogni tanto, proprio una volta ogni 2 settimane, idealmente per me, ma non è una cosa da fare tutti i giorni. Perché comunque non riesco mai, perlomeno io non riesco mai a fermarmi al primo biscottino e quindi poi finisco per mangiarne 3 e questo è solo altro zucchero in più che non serve a niente. Ovviamente per sostituire il biscottino, che è una cosa molto piacevole e molto golosa, ho dovuto cercare un'alternativa che mi faccia esaltare altrettanto e quindi sono andata per le cose che amo di più, una fetta di pane con del burro d'arachidi che,
sinceramente, se la devo mettere a paragone con il biscottino, la preferisco sempre. E quindi facendo un piccolo sforzo in più, perché ovviamente la fetta di pane col burro d'arachidi non è così immediata come il biscottino, per cui devi ricordarti di portarti la fetta di pane, devi prenderti il burro d'arachidi e spalmarlo, ma rende comunque il tutto, anche questa semplice pausa in cui faccio uno spuntino, un momento in cui scelgo consapevolmente di mangiare una cosa che mi faccia bene e non una cosa che gratifichi soltanto il palato. Poi un'altra cosa in cui sono un po' indisciplinata è il sale. E qui vi confesso, il sale è una grandissima dipendenza per me, perché se lo zucchero non mi dà tanti problemi non mangiarlo, il sale faccio un pochino più fatica e questa settimana ho provato a eliminarlo ed è stato parecchio difficile, lo ammetto, però già ho cercato di non aggiungerlo mentre cucino e ho cercato di compensare la mancanza di sale con magari un pochino più peperoncino e qualche spezia in più. Intendo continuare con questa sana abitudine perché so che il sale fa male alla pressione e alla circolazione e io in questo devo migliorare tantissimo perché la mia circolazione è veramente pessima, anche se mi alleno 6 giorni su 7 e quindi spero che rinunciando al sale riuscirò a migliorarla. Un'altra cosa in cui sono un pochino indisciplinata sono i cibi fritti. Perché io mangio abbastanza sano, perlomeno credo di mangiare abbastanza sano, nel senso che mangio tantissima verdura, frutta, come vi ho già detto, non aggiungo zuccheri, mangio cereali integrali, mangio legumi, sono vegetariana e quindi faccio già delle scelte abbastanza consapevoli. Ma un altro mio grande problema è il cibo fritto, perché ad esempio il weekend per me è uguale a spaghettini al pomodoro, e il pomodoro ovviamente quello fresco, ma fritto in padella con olio, tanto sale, peperoncino, magari una spolverata di zucchero, e quindi cucinato in questo modo non è più una cosa sana. Ovviamente mangiarlo ogni tanto non succede nulla, ma se diventa una scelta puntuale ogni weekend per 2 giorni, quindi sabato e domenica, in un mese diventano già 8 pasti non sani e quindi ho deciso di ridurre proprio al minimo, se non abbandonare completamente questa abitudine. E quindi il pomodoro, anziché friggerlo, lo cucino con l'acqua e ovvio, non è la stessa cosa, non mi dà la stessa soddisfazione, però so che è una scelta che mi farà bene alla salute, quindi riesco a tollerarla un pochino di più. Ovviamente il cibo fritto dà più soddisfazione, però anche qui è questione d'abitudine. E quindi se ti impegni a resistere alla tentazione per un pochino, poi diventa una nuova abitudine e non è poi più così difficile mangiare cibi non fritti. Ora, tutto quello che vi ho detto finora l'ho paragonato su quello che faccio già io, perché volevo darvi l'idea di come si può migliorare rispetto al punto in cui ci troviamo e quindi fare piccoli passi per avere un cambiamento più importante nel tempo. E quindi quello che vi voglio suggerire dandovi l'esempio su di me è che basta davvero poco, e quindi un piccolo, minuscolo cambiamento per migliorare la propria salute e l'aspetto fisico e estetico. Quindi se non vi allenate per niente, fare anche 10-15 minuti di allenamento leggero farà davvero la differenza. Se al giorno fate poco più di 1000 passi, arrivare a farne 2000 è già un ottimo traguardo e quindi
Non bisogna darsi obiettivi assurdi e irraggiungibili, perché a lungo andare questi sono difficili da mantenere, mentre degli obiettivi minuscoli di 1% in più rispetto a quello che già state facendo saranno più facili da mantenere nel tempo. Sono piccoli cambiamenti che però ripetuti ogni giorno ci porteranno in quella situazione che idealmente desideriamo raggiungere. Un'ultimissima cosa che mi voglio abituare a fare per aiutarmi in tutti questi altri obiettivi che mi sto dando è quella di non portarmi a letto il cellulare e quindi seguire questo consiglio che tutto il mondo del web sta dando da un po' di tempo, che è quello di eliminare i device elettronici dalla stanza da letto o comunque tenerli lontano dal letto e non utilizzare schermi prima di andare a dormire per almeno mezz'ora. E questo è il mio obiettivo principale perché mi sono resa conto che quando uso il cellulare fino a quando mi addormento, il mio sonno è molto disturbato e non riesco a riposarmi bene, perché poi riposare bene è fondamentale anche per quanto riguarda le scelte alimentari che facciamo durante la giornata e quindi non sentiremo tutto quel bisogno di mangiare tantissimi dolci durante la giornata e sarà molto più facile non cercare il biscottino o il cioccolato, così come sarà molto più facile scegliere cibi più sani, meno processati, con meno sale e avremo più pazienza anche per cucinare qualcosa di sano e le nostre scelte alimentari saranno più consapevoli durante la giornata perché il corpo sarà riposato, il cervello sarà lucido e anziché cercare una ricarica immediata, sceglierà le cose che lo nutrono davvero e gli danno davvero dei benefici importanti. Io ho finito di truccarmi, mi manca solo da sistemare i capelli, ma vi risparmio l'ennesimo tutorial su come fare i boccoli perché su YouTube ce ne sono già abbastanza, direi. Vado a sistemarmi velocemente perché poi voglio sfruttare il pomeriggio per fare un po' di reel per Instagram e quindi venite a trovarmi anche là. Voglio sapere davvero quali obiettivi vi darete per i prossimi mesi in vista dell'estate e quali sono le vostre priorità, se sono le stesse che ho io o ne avete altre. Sono davvero curiosa, quindi fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto e avete apprezzato i contenuti, lasciatemi un like perché questo aiuterà il mio canale a crescere e prima di andare via ricordatevi di iscrivervi per ritrovarci di nuovo qui la prossima settimana. Io come sempre vi mando un abbraccio gigantesco e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!